Brone Vessallo, siamo al 14 giugno 2024, buonasera a tutti. Allora, sappiamo tutti quanto nella vita è difficile costruirsi un'immagine, costruirsi una carriera, costruirsi quello che attorno si vuole come rispetto o come pregio da poter esporre. C'è stato un leader politico che è passato a miglior vita, il quale ha costruito in tanti anni quella che lui chiamava la casa delle libertà. La casa della libertà che teoricamente doveva essere un partito politico che difendeva appunto le libertà delle persone. Poi è arrivato un punto, è arrivato un punto in cui la situazione praticamente europea è cambiata di colpo. Questa situazione che noi abbiamo vissuto, che abbiamo vissuto con tanta angoscia, che abbiamo vissuto con tanta sofferenza, ha portato anche lui a cambiare totalmente rotta di quello che era il suo programma politico. Torno a ripetere, in questi giorni si è parlato molto di lui, però voglio farvi soffermare su questo. Guardate, è di esattamente un anno fa, 14 giugno 2023. Andiamo a leggere questo partito che si chiamava la Casa delle Libertà, cosa diceva al riguardo del Green Pass. Ora, per evitare problemi tecnici su questa piattaforma, su TikTok e sugli altri, ci esoneremo da dei commenti diretti, però andiamo a leggere il comunicato che proprio Forza Italia, la Casa delle Libertà, aveva mandato in giro per tutti. Forza Italia vuole raggiungere l'immunità di gregge entro la prima settimana di ottobre. Quindi era già il 2023, non capisco la necessità di tale comunicato. È dunque necessario potenziare lo strumento del Green Pass estendendolo verso tutto il mondo del lavoro pubblico e privato e anche ai fruitori di servizi. È necessario sin da subito intensificare la campagna informativa per convincere i dubbiosi ed evitare nuove vittime e lockdown. L'obiettivo della campagna è anche distinguere i Novax dagli incerti. Forza Italia ha individuato le principali linee di intervento che ritiene necessarie per raggiungere tale scopo. Obbligo vaccinale. Se entro la prima settimana di ottobre non si dovesse raggiungere l'obiettivo prefissato, riteniamo necessario introdurre l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione. Chi non può essere vaccinato per motivi di salute deve poter fruire di tamponi gratuiti. Scuola. Al fine di garantire la sicurezza degli alunni under 12, è necessario che tutto il personale sia immunizzato all'inizio dell'anno scolastico e bisogna proporre alle regioni test salivari periodici per monitorare la circolazione del virus nelle scuole e nelle università. Trasporto pubblico locale. Nuove linee guida devono prevedere l'obbligatorietà del Green Pass con una verifica a campione da parte di un controllore, la presenza di dispenser, di mascherine, di gel igienizzanti in tutti i capolinea e l'incremento della sanificazione dei veicoli. Terza dose.
Qualora la scelta dell'EMA fosse quella di procedere con la terza dose, occorre programmare sin da ora le modalità logistiche, tenendo conto che a breve molti hub vaccinali saranno chiusi. La nostra proposta è mettere subito in sicurezza i pazienti fragili, individuare le categorie prioritarie per la somministrazione della dose aggiuntiva e avvalersi per le inoculazioni della rete dei medici di medicina generale, degli odontoiatri, dei pediatri, dei medici del lavoro, dei farmacisti e degli infermieri. Così la nota di Forza Italia al termine di una riunione con i dirigenti, ministri, sottosegretari e governatori di Forza Italia. Vi risottolineo la data, 14 aprile 2023. Ora facciamo delle piccole osservazioni. 14 aprile 2023 l'emergenza era finita. La circolazione di questo temibile nemico era ormai finita. Non riesco a capire con quale necessità, per quale necessità, un partito che si dipingeva come il partito delle libertà potesse di colpo aver cambiato tutta la sua visione della realtà libera, della sacrosanta, del sacrosanto diritto di scegliere qualcosa che a molti potevano star bene. E allora, tornando al discorso di apertura, si è in questi giorni molto parlato di quel leader che ha fondato questo partito. Capisco che quando si è molto anziani o quando si è comunque deboli, si passi le decisioni ad altre persone. Ma credo che circondarsi di persone fidate e le quali abbiano gli stessi ideali del leader di ogni partito sia il punto base di qualsiasi costruzione politica e non. È stato un colpo, una pugnalata a tantissimi elettori di questo partito. Queste ultime elezioni lo hanno confermato e mi chiedo se non ci fosse stata una voce forte dietro a tutto questo, avrebbero detto e fatto queste cose? Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.